Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Quest'oggi e in questo luogo bisogna che di nuovo siano pronunciate ed ascoltate le stesse parole. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Sì, fratelli e figli, prima di tutto queste parole. Il loro contenuto dischiude ai nostri occhi il mistero di Dio vivente, mistero che il Figlio conosce e che ci ha avvicinato. Nessuno, infatti, ha avvicinato il Dio vivente agli uomini. Nessuno lo ha rivelato come l'ha fatto solo Lui stesso. Nella nostra conoscenza di Dio, nel nostro cammino verso Dio, siamo totalmente legati alla potenza di queste parole. Chi vede me, vede pure il Padre. Colui che è infinito, inscrutabile, ineffabile, si è fatto vicino a noi, in Gesù Cristo, il Figlio unigenito, nato da Maria Vergine nella stalla di Betlemme. Voi tutti che già avete la inestimabile ventura di credere, voi tutti che ancora cercate Dio, eppure voi tormentati dal dubbio, vogliate accogliere ancora una volta, oggi, in questo sacro luogo, le parole pronunziate da Simon Pietro. In quelle parole è la fede della Chiesa. In quelle stesse parole è la nuova verità, anzi, ultima e definitiva verità sull'uomo, il Figlio del Dio vivente. Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivente. Oggi il nuovo Vescovo di Roma inizia solennemente il suo ministero e la missione di Pietro. In questa città, infatti, Pietro ha espletato ed ha compiuto la missione affidatagli dal Signore. Il Signore si rivolse a lui dicendo: quando eri più giovane, tu cingevi la veste da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Pietro è venuto a Roma. Cosa lo ha guidato e condotto a questa urbe, cuore dell'impero, se non l'obbedienza al mandato e all'ispirazione ricevuta dal Signore? Forse questo pescatore di Galilea non avrebbe voluto venire fin qui. Forse avrebbe preferito restare là, sulle rive del lago di Genesaret, con la sua barca, con le sue reti, ma guidato dal Signore, obbediente
alla sua ispirazione, è giunto qui. Sì, fratelli e figli, Roma è la sede di Pietro. Nei secoli gli sono succeduti in questa sede sempre nuovi vescovi. Oggi un nuovo vescovo sale sulla cattedra romana di Pietro, un vescovo pieno di trepidazione, consapevole della sua indegnità. E come non trepidare di fronte alla grandezza di tale chiamata e di fronte alla missione universale di questa sede romana? Alla sede di Pietro a Roma, alla sede di Pietro a Roma sale oggi un vescovo che non è romano. Un vescovo che è figlio della Polonia. Ma da questo momento diventa pure lui romano. Anche perché figlio di una nazione la cui storia dai suoi primi albori e le cui millenarie tradizioni sono segnate da un legame vivo, forte, mai interrotto, sentito e vissuto con la sede di Pietro. Una nazione che a questa sede di Roma è rimasta sempre fedele. Inscrutabile il disegno della Divina Provvidenza. Il nuovo successore di Pietro nella sede di Roma eleva oggi una fervente, umile, fiduciosa preghiera. O Cristo, fa che io possa diventare ed essere servitore della tua unica potestà, servitore della tua dolce potestà, servitore della tua potestà che non conosce il tramonto, fa che io possa essere un servo, anzi, servo dei tuoi servi. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Cristo sa
cosa è dentro l'uomo, solo lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra, è invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna.